Oh, my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched. Walking on wires and power lines, we put your body on top of mine. Every time that you lift me up to the heaven and stars above. L'Abruzzo al quinto posto tra le regioni che sono piaciute di più agli italiani in occasione dell'Expo 2015 di Milano. Nella top 5 l'Abruzzo è preceduto infatti solo da Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Puglia. Il dato emerge da uno studio realizzato da Sociometrica ed Export System sulla base dell'analisi di tutti i post di Twitter in inglese e in italiano con l'hashtag Expo 2015 ed altri social identificabili con hashtag Expo. Un risultato straordinario se si pensa che si tratta di una piccola regione con una sola settimana di presenza in Expo, merito dell'attività svolta nella sede di Fiorichiari e nelle iniziative ulteriori organizzate nei luoghi scelti tra quelli più prestigiosi mappati nel sito Expo in Città. Ai tanti abruzzesi nel mondo che sono 1.730.000, ma anche ai tantissimi, e sono milioni, che hanno saputo dell'Abruzzo osservando l'Abruzzo da lontano, comprando beni, prodotti, elementi del giacimento della nostra agricoltura, del nostro artigianato. Ecco, siamo venuti qui per diventare adulti. L'Abruzzo a Milano, beh, è stata personalmente, da romano che conosco molto bene l'Abruzzo, una sorpresa relativa, ma credo che per i milanesi invece, per chi ha vissuto questi sei mesi di grande attenzione per il cibo e per diciamo quello che c'è dietro al cibo, la presenza dell'Abruzzo a Milano è stata un po' una grande sorpresa. Dopo sei mesi cosa si può dire? Io ho visto, naturalmente sono passato dove l'Abruzzo ha messo le sue basi, a Milano, nel centro, quindi diciamo si è posizionato molto bene da un punto di vista diciamo della logistica come location. Ho apprezzato ovviamente anche i tentativi che loro hanno fatto per diciamo far conoscere anche i prodotti più autentici che noi diciamo romani dintorni conosciamo. E quindi giudico l'esperienza molto positiva e abbastanza all'avanguardia rispetto ad altre esperienze regionali. Il 3 e 4 settembre è stata la volta di Abruzzo Luxury, una delle iniziative più ambiziose e piene di contenuti di assoluto livello. Una due giorni delle eccellenze degli scrittori e degli editori, dei poeti, dei pittori, dell'artigianato artistico e dei giovani talenti, dei gusti della tradizione, dei concerti dei solisti aquilani e di Simona Molinari. L'Abruzzo migliore è andato in scena in uno degli edifici più prestigiosi di Milano, Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta. La partecipazione dell'Abruzzo all'Expo di quest'anno, all'Expo internazionale a Milano, sia stata probabilmente tra le più qualificate fra quelle delle regioni italiane, e non poteva essere altrimenti, visto che questa è una regione che ha 1.700.000 migranti che mantengono uno stretto contatto con la loro regione, con le loro origini. Il 22 settembre, in occasione della Fashion Night, l'evento organizzato da Vogue Italia, Comune di Milano e commercianti di Brera, l'Abruzzo è stato protagonista con il corteo Made in Abruzzo, la moda attraverso i secoli, con una sfilata degli abiti più preziosi dei cortei storici della regione Abruzzo dal Medioevo fino ai giorni nostri. You could give it all, but it's never enough, no. There's an energy when you're
you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. There's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it. Uno degli elementi qualificanti è stato anche il fatto che la regione Abruzzo abbia deciso di non essere soltanto dentro Expo ma anche nella città, quindi in tutte quelle manifestazioni che riguardavano Expo in città e gli appuntamenti per chi non arrivava fino a Rho o per chi, visitati i padiglioni, voleva continuare a comprendere e approfondire il messaggio di Expo in città. La partecipazione di Abruzzo è stata importante perché ha creato un vero e proprio centro in Brera dove di volta in volta venivano presentate le emergenze ambientali, scientifiche per quanto riguarda la ricerca in regione, tutto quello che rappresenta l'imprenditoria dell'Abruzzo e in particolare il messaggio importante che veniva dall'Abruzzo era quello che riguardava i prodotti di qualità e la cucina. Il 16, 17 e 18 ottobre la Regione Abruzzo ha partecipato a Golosari a Milano 2015, una delle più attese manifestazioni delle eccellenze dell'artigianato agroalimentare italiano. I vini Abruzzo sono il centro dell'Italia. Io ho premiato il Montepulciano d'Abruzzo come miglior vino d'Italia, non a caso, perché il Montepulciano ha una grandissima espressione, concentrazione di territorio, di umori, e tutto è fatto dalla natura, dall'uva. Non ci sono speculazioni tecniche per avere un grande vino come il Montepulciano d'Abruzzo, però l'Abruzzo per me ha voluto dire anche entusiasmarmi di grandi vini bianchi. Ricordo il Trebbiano d'Abruzzo, ma il Pecorino che oggi si produce in Abruzzo ha fatto scuola anche nelle regioni limitrofe. È una regione da scoprire, poi io ho un debole anche per la cucina abruzzese, per cui è un'ottima compagna con questi vini. Olio, dolci, terra bio, vini, liquori e distillati abruzzesi, street food, sette le categorie scelte dalla regione per presentare il meglio dei suoi prodotti al pubblico della kermesse milanese. È stato l'arrosticino, lo street food abruzzese per eccellenza, il prodotto di punta della partecipazione abruzzese a Golosaria, assieme agli spaghetti alla chitarra, realizzati dagli chef del ristorante abruzzese a Milano, il Capestrano. Dell'Abruzzo rimane un messaggio molto importante, perché al di là di quello che sono state le varie cene, gli appuntamenti nel chiostro all'Umanitaria piuttosto che alle Stelline, l'Abruzzo mantiene un testimonial importantissimo a Milano. Proprio nei mesi in cui l'Abruzzo apriva la sua casa Abruzzo in Brera e partecipava ad Expo, ha aperto i battenti a Milano spazio che è il ristorante di uno dei principali rappresentanti della cucina abruzzese, che è Nico Romito, ed è qui e rimarrà qui, quindi è una testimonianza di tutto quello che è il messaggio sui prodotti tipici, la gastronomia e la cultura del cibo abruzzese che rimane a Milano anche dopo Expo. Altra cosa fondamentale da ricordare è che Abruzzo è stata la prima regione a firmare una carta del cibo in linea con quella che è la carta di Milano. Il 25 ottobre al Padiglione Italia sono stati migliaia i visitatori che hanno partecipato al gran finale dell'Abruzzo ad Expo affidato a Gabriele Cirilli, artista abruzzese nato a Sulmona. Moltissimi turisti che si sono sfidati nel gioco dal titolo Conosci l'Abruzzo, dove come premio sono stati assegnati 10 ski pass per gli impianti dell'Alto Sangro. Siamo qui all'Expo, siamo qui alla Fiera di Milano, il grande Expo 2015, ma l'Abruzzo sta regalando una performance a tutta l'Expo, a tutta l'Italia, e ti vuole fare un regalo a questo grandissimo pubblico caloroso. Guarda Carlo, al mio 3, 1, 2 e 3. Perché io, insomma, tanti anni fa quando sono stato a Roma, perché adesso sto a Milano, non si sente? No! Si sente? A
Milano siamo di fretta, Il 29 ottobre, dopo 180 giorni di attività, è calato il sipario anche su Casa Abruzzo. La musica delle terre del sud, il teatro di Stefano Angelucci Marino, lo show cooking di Davide Rapino, ma anche Abruzzo Natural Com, il teatro e la musica di Peppe Millanta e i Balkan Bistro, i Maccabarri ed ancora il giovane artista di Atri, Andrea Spada. L'esperienza di Casa Abruzzo a Milano penso sia stata una cosa interessante, una bella iniziativa che ha fatto conoscere l'Abruzzo meglio a persone come me, per esempio. Una regione che non conosco bene, l'ho conosciuta attraverso alcuni miei autori, attraverso Adua Villa, che è una nota sommelier, attraverso Simona Ranieri, che è una chef gluten free, che ha partecipato tra l'altro ad alcune serate in Casa Abruzzo, una regione che ho conosciuto anche attraverso un amico come Gabriele Cirilli, con il quale avevo registrato anni fa uno spettacolo proprio sul Mona. Quindi secondo me è stata un'iniziativa bella, interessante e piena di novità curiose. Siamo rimasti molto colpiti dalla presenza all'Expo dell'Abruzzo, perché non ha deciso di fare uno spot in un sito, ma ha deciso di lasciare un messaggio in vari punti della città di Milano. Casa Abruzzo è stata questa esperienza molto ben comunicata, infatti Milano se n'è accorta. La presenza dell'Abruzzo a Golosaria è stato questo, la presenza ad Expo dell'Abruzzo. Io ero all'inaugurazione della settimana dell'Abruzzo all'Expo, è stata, devo dire, clamorosa, per cui questa è una buona pratica, cioè non dimenticare la comunicazione a sistema, soprattutto quando si arriva in una città importante come Milano. Adesso però dobbiamo tornare in Abruzzo, noi che abitiamo al nord, e fare eventi in questa bellissima regione. Casa Abruzzo è passata come una meteora a Brera, una meteora luminosa, allegra, in fondo generosa, ha dato da bere e da mangiare a tante persone che non se l'aspettavano. Quando ha chiuso ci siamo rimasti tutti un po' male. Speriamo che Casa Abruzzo torni, a Milano è piaciuta. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. Footbox.